L'oro verde di Francica. L'olio d'oliva rappresenta una vera ricchezza che tocca in maniera particolare il territorio della provincia di Vibo Valentia e non ci sono dubbi che Francica rappresenti uno dei punti di forza potendo vantare un ampio territorio che da secoli è vocato all'ulivo. Da tempo si ragiona sull'opportunità di dotare quest'olio di un marchio riconosciuto che ne identifichi la provenienza e la relativa qualità, ad esempio la Deco. E da tempo la Proloco, presieduta da Cosma Mazzotta, si sta impegnando in questo senso, come ribadito nel corso dell'incontro tra esperti del settore organizzato nell'ambito delle giornate della festa dell'olio. Perché continuando a credere che questo territorio possa avere un futuro, è certo che questo è possibile solo se davvero lo si vuole e lo si crede, di conseguenza operando affinché diventi possibile. Il nostro comune è il primo comune della provincia come produzione di olio d'oliva e cerchiamo di valorizzare giustamente, perché meritano. Abbiamo diverse aziende, abbiamo 7 frantoi, abbiamo delle belle aziende abbastanza consistenti, dai 100 ettari, una in particolare di 370 ettari, ed è peccato rimanere un po' nell'oblio e quindi dare un prodotto in maniera così, in maniera sconsiderata, basso. Noi vogliamo alzare il valore aggiunto a questo prodotto, questi sono i nostri obiettivi. Abbiamo avuto anche stasera il sindaco, abbiamo cercato di sensibilizzarlo su questa tematica, speriamo che ci segua in questo percorso, ce lo auguriamo con tutto il cuore. Quello che è importante secondo me è in questo territorio la maggioranza delle aziende sono gestite da giovani, anche sotto i 30 anni, ed è una risorsa unica. Noi abbiamo delle aziende che hanno oltre 20 ettari di uliveti, di giovani sotto i 30 anni e si sentono abbandonati in questo momento, perché come diceva il Presidente hanno l'olio chiuso nelle cisterne e lo devono dare per niente. Allora quello che non vogliamo proprio puntare su questi giovani, penso che è un territorio unico in questo genere.